Il motivo principale per cui noi organizziamo eventi in tutta la regione e promuoviamo la donazione di midollo osseo, essere dei donatori, dei potenziali donatori informati è sicuramente la cosa più importante. E quindi questo evento di Pesaro, festeggiamo qui il nostro trentennale. E lo festeggiamo qui perché torniamo a Pesaro, dove Addo è nata nel 1991, seguendo il primo trapianto di midollo osseo fatto dall'ematologia del professor Lucarelli, quindi ci sembrava giusto festeggiarlo in una cornice adeguata come quella di Pesaro. Saremo presso il Parco Miralfiore, con un evento immaginario, un sogno per noi, ma veramente bello e pieno di significati. L'evento nel quale vi aspettiamo si terrà il 19 settembre prossimo, dalle 10 alle 18, una breve carrellata delle attività. Dalle 10 ci sarà una parte più istituzionale di testimonianza anche dei donatori, di premiazione dei donatori effettivi, che nelle Marche sono stati 95 in questi 30 anni. Li premeremo con la piantumazione di una pianta, di un albero per ogni donatore. Creeremo infatti 10 giardini nelle Marche. Il primo giardino verrà proprio piantumato al Parco Miralfiore, dove si terrà l'evento la prossima domenica, e in rappresentanza il primo giardino dei 10 donatori effettivi della città di Pesaro. La parte seconda dell'evento sarà ricca di avvenimenti sportivi, perché ci saranno presenti le società che danno lustro, eccellenza al nostro territorio, ma che naturalmente ci rappresentano a livello nazionale e internazionale, come la VL Carpegna Basket Prosciutto Pesaro, la Ital Service pluricampione d'Italia di calcio a 5 e la Mega Volley, quindi neopromosse ragazze della Serie A1 di pallavolo. Purtroppo ci si avvicina troppo spesso a certe associazioni solo quando si è direttamente coinvolti o con un familiare, invece è giusto sostenere tutte le attività che fa ADMO anche mettendosi in prima persona, quindi essendo un donatore, per sostenere quelle che sono le attività, per aiutare quello che può essere un nostro vicino di casa oppure una persona che abita in qualsiasi parte del mondo. L'associazione si concentrerà molto sulla sensibilizzazione nella fascia giovanile e fa già un'attività importante di formazione e di sensibilizzazione nelle scuole, proprio per promuovere e incentivare sempre di più la donazione del midollo osseo.